Quindi ci sono molti filosofi che hanno ragionato sul senso profondo della vita, se siamo gettati nel mondo, se viviamo per la vita, se viviamo per la morte, se viviamo se è un dono o non è un dono. Ecco, io ho un tipo di impostazione che non lavora su questo, perché credo che a queste questioni non ci sia risposta, o meglio, ognuno di noi può dare risposte che però non possono essere, diciamo così, metodologicamente esaustive dal mio punto di vista, nulla esaustivo, ma non ci portano poi tutto sommato da qualche parte, ci porta da qualche parte invece un altro tipo di approccio, che è quello che vi stavo dicendo, e cioè la costruzione del senso mobile non dato per sempre. Non lo so se io sono gettato nel mondo, so però che io posso avere, dare nella mia vita un piccolo contributo al mondo, e lo posso dare se sono in relazione con gli altri, e lo costruisco con gli altri, e genero corresponsabilità nel momento in cui io do significati specifici alle mie identità plurali, nel momento in cui appunto esercito concretamente la mia vita. Ecco, questo è, diciamo, un approccio che può piacere, può non piacere, naturalmente ognuno di noi su questo può avere opinioni diverse, no? Ecco, però quello che mi sento di dirvi è appunto questo. E allora, se noi ragioniamo in questi termini, dobbiamo pensare che un qualche cosa che ha a che fare molto profondamente come costruzione di senso è anche il significato che pensiamo di dare agli ultimi momenti della nostra esistenza. Cioè come la costruzione, no, della rete di relazioni tra le mie diverse identità mi porta a quel momento finale, no? E a come appunto io lo inserisco nel senso generale che do alla mia esistenza attraverso le esperienze che conduco in quel momento finale. L'elemento esperienziale, mi pare lo chiamasse anche Franco precedentemente, è sicuramente determinante qualsiasi sia la condizione nella quale ci arriviamo, perché comunque è significativo per noi. E allora, a questo punto, io posso avere di nuovo una costruzione di nuovi contesti proprio in quest'ultima fase. E proprio alla luce di quest'ultima fase, che possono essere di diversa natura, perché io posso contribuire a costruire un contesto nel momento in cui purtroppo mi trovi in una condizione di diciamo malattia, guarire anche, oppure anche se ci arrivo in altro modo. E per questo che è molto importante, per esempio, dico la parentesi di quello che si diceva precedentemente, e cioè lo scollegare la cura palliativa dal fine vita è anche quello, ma noi possiamo arrivare al fine vita anche attraverso determinate cure che ci consentono appunto di avere ancora una qualche possibilità di rapportare quel momento significativo per noi con il senso più generale che viviamo. E allora, proprio parlando di Ars, ecco, questo è Ars perché è vissuto, e nel vissuto è importante, ed è importante sia da un punto di vista relazionale, io sono fautore, insomma, di forme di etica relazionale, sia dal punto di vista anche clinico ormai, la narrazione. E la narrazione è importante perché prima di tutto è un confronto con me stessi, perché per narrare devo determinare che cosa narro, quindi devo confrontarmi con me stesso. E più io sono stato in grado e sono in grado di prendermi cura di me, più sono in grado di narrare e di fare in modo che questa narrazione sia una forma di care, non di cure, di care, non solo per me, ma anche per il mio interlocutore. Per dire che, certo, aveva ragione l'antico filosofo Socrate di Eraclito, che ci diceva che per quanto noi possiamo cercare nel nostro sentiero non troveremo mai il confine dell'anima, perché ed è poi difficile tradurlo in logos, che la legge è troppo potente. Però lui era già in termini anima, noi possiamo dire la complessità della nostra vita, la nostra mente, insomma possiamo interpretare in vario modo. Però c'è un'altra frase che non sappiamo se seguiva questo contesto, ma no, che ci dice lui. E mi piace dirla nella sua lingua, dice che l'esame è un, che non è il primo sesioton di Socrate, è ho tentato di indagare me stesso. Ecco, questa antica saggezza ci lascia un'eredità. Tentiamo di indagare noi stessi sapendo che non raggiungiamo confini, quei confini, ma sapendo anche che lo possiamo fare insieme agli altri e che gli altri, se faranno lo stesso, saranno con noi nei nostri percorsi di vita e insieme daremo significato e poi alla fine insieme senso alla nostra vita.